Una strada secondaria sui Colli Euganei tra Cinto e Baone che porta ad alcune abitazioni che sono anche aziende agricole, franata di colpo, in questo modo impressionante. Uno squarcio lungo una cinquantina di metri, sprofondato di un paio di metri ed una lunga frattura che attraversa in altezza gran parte del Monte Gemola e che fa presagire che questo disastro non sia ancora concluso. La terra sprofonda in una voragine che inghiotte tutto, portandosi dietro i vigneti, gli ulivi, minacciando anche un'abitazione appena sopra la breccia che segna l'inizio della frana, dove il terreno ridotto a una pesante poltiglia fangosa dalle piogge e probabilmente anche dalle acque che scorrono sotterranee, ha iniziato a cedere per poi crollare di schianto. Dal giorno di Pasqua sono iniziati i primi sommovimenti, poi giorno dopo giorno la frana ha assunto proporzioni sempre maggiori fino a questo disastro. Poco lontano c'è un'altra abitazione e c'è preoccupazione per una situazione che rende manifesta ancora una volta la fragilità del Parco Colli Euganei. Ma una situazione abbastanza impressionante qui intorno. Abbastanza, sì, quello sì. Siete preoccupati? Un pochino sì, ovvio. L'abitazione fortunatamente non è interessata, per cui la preoccupazione diciamo passa in secondo piano, però i danni sono ingenti, insomma. Le piogge sono state intense, però forse c'è anche qualcosa di più che si poteva fare. Forse, come dice lei, però ci vorrebbe, secondo me, fare molto di più da parte delle istituzioni, ecco. Del parco. Parco, la provincia, la regione, un po' tutto, ecco. Non è ancora chiaro a chi spetti la competenza sull'intervento per riportare in sicurezza questa zona. Provincia e regione finora si sono rimpallati le competenze. Di fatto pare che sotto il monte scorra un corso d'acqua che sarebbe responsabile dell'erosione della terra e quindi dello smottamento. Ma anche chi abita qui vicino non ha avuto molte notizie. Nessuno si è fatto vivo per rassicurarli o per spiegare quale sia il pericolo effettivo di questa situazione. Di certo l'impressione è che il pericolo non sia passato e che anche qualche piccola pioggia possa far estendere il fondo della frana.